Devo dire che mi fa piacere anzitutto la presenza di Radio Radicale, perché mi porta indietro nel tempo, non agli anni della mia gioventù, ma agli anni della mia attività professionale, perché mi ha tenuto compagnia e durante gli 8 mesi del processo per la strage di Via Fani, il sequestro e la morte di Aldo Moro, e via via, e anche prima, per altri processi. Ha detto Andò, e lui ci dovrebbe parlare peraltro qualche giorno, speriamo che lo faccia o lo farà. Lui è un testimone di quel tempo, è un testimone non secondario. Ha detto la sfumatura, Moro in questo indirizzo agli studenti universitari parla di sfumature, lui era l'uomo delle sfumature. Se voi rileggete quello che per i giuristi o gli operatori pratici del diritto della mia generazione è stato un testo fondamentale, il contributo di Moro alla teoria sul dolo, teoria generale sugli aspetti soggettivi del reato, segnatamente sul dolo, voi vi accorgerete di come in Moro fosse tutto sfumatura, creatura umbratile Moro, e una sfumatura di queste vicende sanguinose. Io l'ho visto per esempio, tanto per citare una testimonianza che vi concerne da vicino, come territorio intendo dire, ecco, interrogammo una volta un uomo della provincia di Enna, un minatore di quelli per i quali Sciascia manifestava già all'inizio della sua attività una certa predilazione e dei quali aveva orgoglio, nel senso che in fondo erano stati minatori della provincia di Enna, di Caltanissetta, che in Sicilia avevano determinato una cultura molto più aperta rispetto a quella agraria, per esempio, degli Iblei. E questo muratore era il padre, io spero sia ancora vivo, di un ragazzo che fu ucciso, trucidato vicino a un termosifone nella sede provinciale della Democrazia Cristiana a Piazza Nicosia a Roma. Era un poliziotto. E questo poliziotto, mese per mese, inviava il suo sostegno economico al padre e alla madre, credo a qualche sorella. Vi dirò, ecco, un aspetto che forse non è marginale. I processi li dovete guardare anche come testimonianza di un costume. Ecco, questo muratore e sua moglie non ebbero dallo Stato neanche i soldi per dormire la sera della sessione testimoniale a Roma. Fummo i due giudici laici, due giudici professionali, intendo dire, Nino Abbate e io, a pagare la pensione. La pensione, l'alloggio e il pranzo a queste persone. Quest'uomo voleva ricordare la morte del figlio, guardate, la morte di un innocente, e si era fatto promotore della sottoscrizione per un monumento al figlio. Lì per lì il ministro degli interni promise grandi cose, poi non gli pagò neanche la pensione. Non lo so se il monumento sia riuscito a costruirlo o meno. Questo non me lo posso dire. Ecco un aspetto che coglie la vittima. E allora soffermiamoci su un punto. Io non vi darò a ripetere quelli che sono i punti salienti, i lati, i pretesti oscuri, via discorrendo, di una vicenda che ha interessato da vicino la generazione alla quale appartengo e che ha inciso pure sul vostro destino.
e guarderò, inviterò a riflettere su punti che difficilmente formano oggetto di attenzione anche da parte dei massimini. Ecco, la vittima innocente, il poliziotto. E allora fateci caso, fate un momento di riflessione. Che cosa significava nella tradizione storica italiana l'atteggiarsi nuovo del terrorismo? Nuovo nel senso della individuazione della vittima, attenzione, perché in questo caso noi avevamo l'individuazione della vittima in relazione ad una divisa. Si può dire che eravamo nella tradizione, ma riflettete, noi avevamo una tradizione che passava anche per il passato cortese, il re della strada, il re della foresta in Sicilia, lo sapete più meglio di me. Quanto si è radicata questo rubare ai ricchi per dare ai poveri, questo convincimento mostruosamente sbagliato circa l'attività di alcuni banditi piuttosto noti. Ecco, a un certo punto questo fenomeno terroristico colpisce, non colpisce la divisa, bada, non colpisce la toga come toga, colpisce i migliori, li seleziona. Io potrei dirvi del volto di uno per uno dei miei colleghi uccisi, degli avvocati uccisi, del giornalista ucciso, che so di Tobagi, ad esempio, di Alessandrini, di Mario Amato, di Vittorio Accorcio, di Riccardo Palma. E gente pulita, gente aperta, ma molto, molto aperta. Culturalmente aperta, gente che dava garanzie. Con Riccardo Palma, 2 giorni prima, avevo avuto uno scontro verbale molto duro sulle garanzie che secondo lui io non davo e che lui voleva che io dessi ancora di più. Ecco, gente che viene selezionata. Per il nuovo che rappresenta, badate bene, non per il vecchio. Non è stato ucciso una persona per colpirla di un misfatto, per vendicarsi di un misfatto. Sono stati colpiti gli elementi migliori. È stato colpito il nuovo. Riflettete su questo punto. E già avete a vostra disposizione un elemento in base al quale vi potete formare un giudizio di che cosa sia stato in concreto il movimento eversivo in Italia. Ecco, poi un grande processo, grande nel senso di Max. Guardate, io mi sono imbattuto in un processo, ad esempio, con 800 imputati, 888 imputati, una cosa mostruosa. Terribile, ho impiegato 3 giorni a scrivere il dispositivo della sentenza e poi il computer me l'ha cancellato. E sono esperienze immani. Ecco, guardatelo un processo grande, è come se voi vi trovaste in mano una grande pentola. E ognuno che per un minestrone, ognuno che passa ci butta un pezzo di carne, o un pezzo di carota, o un aroma. Voi dovete stare attenti, dovete stare attenti perché si snatura tutto. Ecco, guardatelo un processo, ad esempio, come l'ha guardato Sciascia, non in porte aperte o neanche nelle fermo row. Guardatelo come l'ha guardato il 1912 più uno, rileggetelo quel libro di Sciascia. Voi che vi avviate a diventare giuristi, cominciate da questo libro, cominciate nel 1912 più uno di Sciascia e vedrete in concreto come la società si riverbera sul processo, non solo attraverso le norme, il che è intuitivo, ma si riverbera attraverso le testimonianze, ad esempio.
ma non la tecnica probatoria, ma attraverso l'ideologia che c'è a monte di un sistema probatorio. Voi vedrete, per esempio, in questo romanzo di Sciascia, che è relativo a un omicidio, del quale è data la paternità a un attendente, voi vedrete come sul processo proietta l'ombra, è più che un'ombra, proietta un'ossatura, la cultura del tempo, il nazionalismo. Ecco, guardatelo, un processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processi al terrorismo, guardateli da molti punti di vista, anche dal punto di vista del rapporto tra diritto e società. Non vi fermate a guardare i libri di diritto soltanto, leggete le testimonianze degli scrittori. Questa capacità che hanno avuto grandi scrittori, Sciascia in Italia, ma direi Gide, altro segnatamente, soprattutto Gide, con la buona anima di Pasquale Festa Campanile, avevamo cominciato a scrivere un libro, un romanzo, sull'esperienza di Gide in corte d'assise. Rileggete da quella parte del giornale, è formativo, è molto importante per la formazione della vostra cultura. E vi fermate a un certo punto e dite, ma dal punto di vista storico, che cosa ci dice il giudice sulla vicenda Moro? Come direbbe qualcuno si colloca, direbbe qualcuno si confronta con le ricostruzioni storiche? Dio mio, negli ultimi 15 giorni c'è stata una pletora di pubblicazioni, da qualcuna delle quali bisogna prendere non una distanza di 1 metro, ma distanze chilometriche, per la completa confusione dei dati. E qui allora voi che vi avviate a diventare giuristi dovete riflettere e rifletterete sulle parole che la mia generazione rivolse un grande filosofo del diritto, che era Guido Calogero, in una disputa che ebbe con Benedetto Croce. Ecco, i giudici non facciamo storia, i giudici accertiamo i fatti secondo le strade che ci ha segnato la procedura. Abbiamo percorsi obbligati. La strada attraverso la quale noi giudici perveniamo alla conoscenza è una strada obbligata. Per fortuna della società è una strada obbligata, il che non è dello storico. Ecco, allora non confondete. Quando vi trovate davanti a un giudice come me e chiedete conto dell'attività anche a questo giudice, non combattete gli aspetti storicistici di una vicenda dagli aspetti giurisdizionali. Altre esperienze, cominciamo dal terrorismo. Altre esperienze hanno suicidato i terroristi. In Italia non l'abbiamo fatto. Un piccolo merito. Noi lo abbiamo. Abbiamo rispettato le regole del gioco, col rischio diretto della nostra vita. Io ho passato 20 anni di inferno, isolato dalla società. I miei figli tuttora me la debitano. Ecco, noi però le garanzie le abbiamo date, tutte le garanzie del processo. Questo ci è stato riconosciuto anche direttamente dagli interessati. E questo è molto importante. E questo lo raccomando a voi come giudici o come avvocati. Sono due facce, due sfaccettature della stessa professione, badate, l'avvocatura e la magistratura. Credo che con la generazione vostra la distinzione a poco si cancellerà. Ecco, stateci attenti. Rispettate le regole. Rispettate perché sono le regole la garanzia della democrazia, non c'è altra garanzia. Un altro punto, guardatevi bene dai giudici missionari, fuggite dal giudice mistico, è un pericolo. Il giudice non è portatore di messaggi, il giudice non è portatore di verità. Attenzione, voi adesso avete finalmente
un processo penale, ad esempio, nel quale non si cerca più la verità come valore assoluto, la verità come valore assoluto porta all'inquisizione, porta a raccogliere anche i frutti dell'albero velenoso, porta a violare regole fondamentali sulla illiceità o liceità dei mezzi di prova. Ecco, un giudice però deve avere una cultura. E questo è molto importante, guardate. Perché voi arrivate, e torniamo al processo, che dobbiamo partire da un esempio concreto. Ecco, veniamo al processo Morum. Gli strumenti per decidere. Io sono un giudice un po' atipico da questo punto di vista, nel senso che io queste cose le dico. Ecco, gli strumenti quali erano? Tutto il materiale probatorio, cinque camion di roba, non uno, cinque camion di roba, enorme, spaventoso. Per fortuna Nino Abbate ed io, il giudice Togati, avevamo una memoria di ferro. Ecco, ma a monte di queste. Voi capite che quando vi trovate di colpo, perché io sono stato catapultato senza domanda a fare il presidente della Corte d'Assisi per Moro, io non ho fatto alcuna domanda, ero presidente della prima sezione del Tribunale. A un certo punto è stata l'esigenza di scegliere un magistrato che non fosse legato ad alcun partito politico. Da autorità sono stato trasferito, nessuno poteva farlo, però lo fecero con me. Ecco. Arrivate a questo dibattimento ed è il minimo che vi informiate, benedetto Dio, il minimo che leggiate quello che c'è scritto su questo. E sapete che cosa abbiamo trovato su questo argomento noi, quando abbiamo cominciato a trattare il processo Moro? Abbiamo trovato alcuni libri scritti da giornalisti che dicevano che le Brigate Rosse erano fascisti o giù di lì. Abbiamo trovato altri libri che guardavano più obiettivamente questa situazione. E poi abbiamo trovato il libro di Sciascia L'affermerò. Cioè, strumenti culturali a disposizione per conoscere il fenomeno ce n'erano pochi. E questi sono importanti, badate. Voi. Tanto se vi accingete a fare gli avvocati, a esercitare la professione, quanto se vi accingete a fare i giudici, stateci attenti, la cultura però dovete fare. Ecco, in questa società moderna, dice il collega Garapon, che è un collega francese, che si tende tutto a giurisdizionalizzare. Probabilmente è sbagliata l'impressione sua, almeno come pare stiano andando le cose in Italia, non mi pare che ci sia più questa tendenza a risolvere tutto, non tanto con l'azione cosiddetta di classe, a risolvere tutto sul terreno giudiziario, come se la vita fosse sempre un agone giudiziario. Probabilmente non sarà più così, però dovesse essere così, ricordatevi che dovete avere una cultura nell'affrontare questo problema, e la cultura del giudice è anche cultura dei limiti, se non soprattutto cultura dei limiti.